Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo assieme un sapone delicatissimo dalle origini antichissime. Parliamo del sapone al riso cinese. Come riso userò un semplicissimo riso di quello bianco che troviamo al supermercato, di 50 grammi. Adesso andremo a bollire di riso e l'acqua di bollitura, una volta raffreddata, la useremo come liquido per sciogliere il quantitativo di soda che useremo nella ricetta. Eccoci ragazzi, allora ho messo in una pentolina i grammi di riso con più acqua di quanto sia necessaria per sciogliere la soda, perché un po' il riso se l'assorbirà e un po' evaporerà. Quindi facciamo bollire in modo che il riso sia bello morbido, perché poi lo andremo a frullare per farne un purè. Bene ragazzi, tanto che aspettiamo che l'acqua di bollitura del riso si raffreddi, vado a fare una purea con il latte. Latte potete usare o il latte di cocco o il latte di mucca o di capra, oppure anche solo l'acqua, come preferite. Io userò il latte di mucca. Bene, quindi vado di mini pimer con latte e riso e faccio una purea. Questo sapone è un sapone metodo freddo e metodo caldo, quindi vi dico, se non avete mai visto come fare un sapone col metodo freddo e volete provare a farlo, andate a vedere i miei primi video della playlist ABC del sapone. Lì vi spiego norme di sicurezza, attrezzature, vi do consigli. Mi raccomando, guardate tutti i video dall'inizio alla fine. Poi ragazzi, se anche voi come me nella mia ricetta mettete l'olio di riso, non mettetene più di 100 grammi per ogni litro, mi raccomando, perché è un olio molto leggero e se ne mettete troppo il sapone poi tende a diventare molle e non si rassolve nello stampo. Bene, adesso che l'acqua del riso di bollitura si è raffreddata, vado a aggiungerlo alla soda. Mi raccomando, anche questo procedimento che faccio io, ossia aggiungere l'acqua alla soda, fatelo solo se usate contenitori alti così come il mio, se no rischiate l'effetto vulcano. Differentemente è meglio che procediate a mettere la soda dentro l'acqua. Questo sapone è fantastico perché è veramente super delicato sulla pelle, praticamente tutto amido di riso. Potete aggiungere poi al nastro alla fine, quando ve lo dirò, anche un cucchiaino di amido di riso per renderlo ulteriormente delicato, ma non è necessario direi. Tanto vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Bene ragazzi, adesso che la nostra parte liquida, quindi l'acqua di bollitura del riso e la soda e gli oli sono alla giusta temperatura, quindi in un range tra i 42 e i 45 gradi, li unisco assieme e vado di mini pimer. Noterete che l'acqua in cui scioglierete la soda sarà un po' più densa, è normale, non vi preoccupate. Andiamo di mini pimer, andiamo a traccia. Andiamo nella mia cucina e proseguiamo col metodo a caldo. Allora, in una pentola un po' più grossa ho messo dell'acqua sul fondo in modo da poterlo mettere a bagnomaria. Accendo sotto il fuoco, fiamma media. Ricordiamoci di mettere un coperchio sopra alla pentola col sapone, perché se tutta l'acqua evapora troppo velocemente il sapone si rovina. Il sapone deve scaldare e raggiungere la fase di gelificazione. Vi farò vedere qual è la fase di gelificazione. Comunque vi invito a vedere i miei video, quello sul sapone di Marsiglia e il sapone di Babilonia. Vi lascio qua in alto il link, andate a vederli perché sono veramente belli se non li avete visti. Bene, noi dobbiamo ogni 15 minuti controllare il sapone e mischiarlo con una spatola fino a quando non raggiungeremo la fase di gelificazione, che ve la farò vedere com'è. Bene ragazzi, il sapone, sono passati 10 minuti, incomincia ad essere un po' più solido, vedete che ha già raggiunto una traccia
bella spessa. È il momento per aggiungere il riso, il purè di riso. Andiamo piano piano nell'aggiungerlo e andiamo di mini primer per amalgamarlo bene. Bene, potrebbe capitare che vediate il sapone separarsi, è completamente normale, andate di mini primer finché non torna come era quando l'abbiamo messo, quindi tutto emulsionato. Bene ragazzi, è passata una mezz'oretta, adesso ho messo la pentola direttamente sul fuoco con la fiamma bassissima e continuiamo a mescolare per almeno una quindicina di minuti, di tanto in tanto gli diamo una mescolata con la spatola, così come sto facendo io, mi raccomando fiamma al minimo. Bene, ci vediamo tra una quindicina di minuti, a dopo. Bene ragazzi, adesso che sono passati una quindicina di minuti e ho continuato a mescolare, vedete che il sapone ha raggiunto questa consistenza fuffosa, molto vaporosa. Il sapone è pronto per essere messo nello stampo, ma prima spegniamo sotto il fuoco e aspettiamo che si raffreddi e arrivi almeno a una temperatura di 55-60 gradi prima di metterlo nello stampo, se vogliamo metterci una fragranza, differentemente possiamo versarlo nello stampo anche subito. Io aspetterò che raggiunga quindi i 55 gradi e metterò una fragranza cosmetica, a dopo. One eternity later. Bene ragazzi, adesso che il sapone è a temperatura aggiungo una fragranza, io metterò questa qui di grapefruit, mi raccomando mischiatela bene e mettetela nello stampo. Per la molding, cioè per toglierlo dallo stampo, vi consiglio di aspettare 48 ore, non le solite 24. Bene, noi ci vediamo quindi tra 2 giorni per il taglio, così vi faccio vedere com'è venuto, vi do ancora 2 consigli. Eccoci ragazzi, allora togliamo il sapone dallo stampo, sono passate 48 ore. Direi che è venuto molto molto bene, come avete visto io non ho messo nessun colorante, voi potete metterli. Facciamo la prima fetta. Nel tempo che bello. A differenza della ricetta che abbiamo visto la volta scorsa, che buon profumo, questo sapone qui con il riso all'interno, quindi col purè di riso all'interno, rimane un po' più traslucido e anche un po' più morbido. La stagionatura non è più di 30 giorni ma di 40 giorni, beh poco cambia. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un mio nuovo video. Lasciatemi tanti like e dei commenti. Noi ci vediamo martedì prossimo per un altro video. Ciao ciao!